Guarda, mi YouTube, per entrare nel video, non so neanche. Già che siamo qua in questo nuovo video. C'è un casino della Madonna sotto, ma raga, io tra 2 ore parto per il mare, cioè vado in Sicilia, in macchina addirittura, perché devo tenermi la macchina, visto che sto 2 settimane, non è che posso affittare una macchina, vado da Villar Perosa in Sicilia con la macchina. Allora, qua sono i pronostici di SummerSlam. Ve li dico, ma uno dopo l'altro, proprio random, neanche parlo perché non c'ho tempo, non c'ho proprio tempo neanche di caricarlo. Allora, partiamo dal fondo. Ah, non so se ci saranno. Elias contro Bobby Roode, quello non lo so. Però in caso ci sarà, credo che vincerà Bobby Roode, io dico, però non credo. Però credo ci sia Lashley contro Elias, probabilmente. Cioè, sì, Bobby Roode, Bobby Lashley, scusami. Cazzo dico. Sono già fuso. Bobby Lashley contro Elias, dovrebbe vincere Bobby Lashley, credo. Quindi, vabbè, ma questi non è che li calcoliamo. Poi c'è Sasha contro e Bayley contro la Riot Squad. Credo vinca Sasha Bayley perché hanno perso troppe volte. Cioè. Comunque, ragazzi, ho trovato Dean Ambrose, sono caldo nero. Quanto cazzo è spesso Dean Ambrose? Dovete dirmelo voi. Non so quanto è grosso, mamma mia, incredibile. Ascolta ancora sto rumore che non so, è fastidioso, ma c'ho questo. Allora, poi c'ho Rusev e Lana contro Andrade Salamos e Zelina Vegas. Ma vinceranno tranquillamente. No, tranquillamente una merda. Dipende cosa faranno oggi a SmackDown. Dipende chi vincerà oggi a SmackDown. Perché, raga, non l'ho ancora visto. Credo vinceranno Rusev e Lana, spero. A meno che se oggi vincono SmackDown. Cioè, se gli ultimi a rimanere in piedi oggi sono Lana e Rusev, vinceranno Zelina e Andrade. Se invece gli ultimi saranno Andrade e Zelina, vinceranno Rusev e Lana. Questo vi dico, eh. Quindi segnatevi queste parole. Abbiamo Cedric Alexander contro Drew Gulak, finalmente un altro match dei Cruiserweight dopo un botto di tempo che non ne vedo uno. E, boh, vincerà Cedric Alexander sperando perché mi piace tantissimo, è il mio Cruiserweight preferito. Poi abbiamo Balor contro Corbin, qua è tosta perché ragazzi se la stanno giocando. Gioco Balor, però anche perché ha già vinto in pay-per-view, vincerà forse un'altra volta. Però è difficile, gioco Baylor però. Poi, Revival contro B-Team. Ho visto questo match qua, no, non sapevo neanche che sia ufficializzato perché. Che sia stato ufficializzato perché hanno fatto invece a Raw. Comunque, Revival contro B-Team. Io mi gioco ancora il B-Team, anche se i Revival sono più forti, però ma cazzo devo fare io? Anche se il B-Team potrebbe perdere, però mi gioco il B-Team, cazzo me ne frega. Dei contro Bludgeon Brothers, brutta merda. Secondo me vincerà i Bludgeon Brothers, però tipo New Day. Se vince New Day spacco tutto, anche perché sono in Sicilia a casa al mare, forse riesco a montare il decoder in Sicilia, ragazzi, che è impossibile praticamente, però forse riesco a montarlo dalla parabola Sky perché se no non puoi metterlo. Cioè, ragazzi, è una cosa incredibile, Lorenzo fa di tutto per vedere il wrestling. Comunque, quindi qua mi gioco i Bludgeon Brothers anche se spero New Day. Poi abbiamo Braun Strowman contro Kelly. Ragazzi, spero che non si veda tipo che io parlo e si vede dopo, sicuro, però vabbè. Speriamo. Vabbè. Abbiamo Braun Strowman contro Kevin Owens per. Ah, comunque, ragazzi, non vi ho detto che Cedric Alexander contro Drew Gulak era per il titolo di Cruiserweight e New Day contro i Bludgeon Brothers per il titolo di Tag Team e anche B-Team contro. Il revival, ma quello era sottinteso. Poi abbiamo Braun Strowman contro Kevin Owens, che chi vince terrà la valigetta. Se Kevin Owens dovesse vincere per squalifica così, vincerà la valigetta. E qua io, ragazzi, lo ridico. Io ve lo ridico. Chi è che non doveva vincere la valigetta? Braun Strowman. L'ha spaccata. Ha spaccato il gancio. Non doveva vincere Braun Strowman. Io sono convinto che non doveva vincere Braun Strowman. Solo che cazzo gli fanno mettere in palio la valigetta? Ma sono disabili. Quindi, ragazzi, questo bisogna dirlo. Detto questo, se Braun Strowman perde, veramente la federazione fa ridere. Però io me la gioco a vittoria di Kevin Owens, anche se credo vincerà Braun Strowman, però io me la tento la merda, la cagata del secolo, me la tento. Quindi io dico Kevin Owens anche se non credo, però magari. Poi abbiamo Nakamura contro Jeff Hardy per il titolo degli Stati Uniti, vincerà Nakamura tranquillamente a mani basse, e basta. Dolph Ziggler contro Seth Rollins con Drew McIntyre a bordo ring per Dolph Ziggler e Dean Ambrose, appena trovato
Che ragazzi, oltretutto mi sono spoilerato perché non capisco come mai nella home di YouTube c'era un video degli Rex di Ro che non mi è mai successo. Quando torna di Nembros, certo, testa che figli di puttana. E quindi, in generale, io spero Setronis. Io dico Setronis anche se non credo. Secondo me, tipo, no, io, raga, io dico Zeker, scherzo. Perché ho paura che magari perdono e dopo il match magari di Nembros tradisce Setronis. Magari. Poi magari non accade. Però, allora. Poi. Dopo abbiamo Carmella contro Becky Lynch per il titolo femminile di SmackDown. Vincerà. Ah, e anche Charlotte, ragazzi, scusatemi. Vincerà. Qua ne dico due perché sono tre. O Charlotte o Carmella, secondo me. Poi vedete che vince Becky Lynch, spacco i tavoli. E basta. Poi abbiamo Bliss contro Ronda Rousey. Finalmente ci sarà la vittoria del titolo di Ronda Rousey, a meno che di interventi ignoranti da parte di 53 persone. Io spero con tutto il cuore che vinca Ronda Rousey, perché mi sono rotto i coglioni a vedere Alexa Bliss che dice a Ronda Rousey che è una pivella sopravvalutata, perché che cazzo dice? Va bene tutto Alex, ma non rompere i coglioni, perché se fate un match, se vi picchiate una risa nella realtà, credo che tu perdi il culo, le tette, la faccia, la pancia, lo stomaco, i reni, è 3 volte più forte, se non sei. Quindi è inutile che dici così. E questo è per il titolo di Ronda, poi abbiamo Styles contro Samoa Joe. Questo è un gran match, questo è un gran match. Io mi gioco AJ Styles, anche se Samoa Joe è molto così, però ragazzi, questo anche, questa cosa qua vale, come ho detto prima, per quanto riguarda domani. Se domani l'ultimo a rimanere in piedi, se fanno una fight, e quello lì vincerà l'altro. Quindi se l'ultimo a rimanere in piedi domani Samoa Joe, vincerà AJ Styles. Se no vincerà Samoa Joe. Per me vincerà però AJ Styles. Io me la gioco così. E poi, secondo me, il main event, che sarà il match più figo della serata, Brock Lesnar contro Roman Reigns. Allora, ragazzi, a logica, dice Roman Reigns, a pensarci un attimo dice Brock Lesnar. Brock Lesnar è una draga, poi quando abbiamo visto come cazzo era incazzato, sì, vabbè che Roman Reigns era accecato, poi aveva pure i segni rossi qua. Però ragazzi, ma come cazzo l'ha tirato giù? Mamma mia, che cinghiale. Detto questo, mi gioco la vittoria di Reigns perché mi sono rotto le palle. Cioè, dopo 4 volte, se non fai vincere neanche stavolta Reigns, io ti denuncio, ma vado un po' lì, vado in banca. Poi in banca cazzo c'entra. Allora ragazzi, so che dovrò fare un video a parte, però io già ve lo annuncio. Uscirà il video di Villa Perosa, ragazzi, ho fatto la foto con João Cancelo, per poco la faccio con Dybala, ma ho visto tutti i giocatori dal vivo, ragazzi, c'avevo Ronaldo a 20 metri. Nessuno vedrà questo video, ne farò un altro di 30 secondi che dirò. Vi farò vedere cosa ho fatto Villa Perosa, però tipo una cosa così. Ragazzi, questo è tutto, lasciate like, non so se farò il commento a SummerSlam, però non faccio neanche la copertina proprio perché sono di fretta. Ah, raga, lasciatemi un like, vi voglio bene. Bella raga.